siamo con Silvano Gambella, allenatore degli allievi dell'Oristano. Mister, sconfitta per 2-0 qui a Nuoro, non mancano però le ricriminazioni per come è andata la gara. Diciamo che partita subito in salita, abbiamo subito un gol dopo due minuti che ci ha messo in grave difficoltà. Poi dopo abbiamo resistito agli assalti perché loro sui calci piazzati erano fisicamente molto più forti, ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo provato poi la parità al secondo tempo sul piano di parità rispetto a loro, abbiamo creato le nostre occasioni, solo che l'ennesima disattenzione difensiva ci è costato il gol. Partita da due volti, perché il secondo tempo era alla pari della squadra avversaria. Dell'Atletico. Ecco, la sua squadra è sicuramente ben messa in campo, molto ordinata, però dà l'impressione di commettere soprattutto ingenuità indietro. I ragazzi a volte si deconcentrano, si lasciano distrarre magari e non vanno sul pallone e poi sì, arrivano i gol. Devono avere la capacità di stare concentrati tutti i minuti, non quando, solo quando si gioca in quella zona, o perché basta un cambio di gioco per ti trova un pochettino distratto, sei fregato nettamente. Certo. Infatti bisogna tenere sempre attenzione sugli avversari, sui compagni e anche sul pallone, perché molte volte si dimenticano della palla. Certo. Ecco, comunque, a parte la sconfitta di oggi e quella nel derby con la San Paolo, un campionato sicuramente brillante il vostro, avete vinto anche con squadre quotate. Quali sono le sue, diciamo, aspettative per questa stagione con l'Oristano? Le mie aspettative sono un campionato di buona classifica, spero che adesso con un calendario, abbiamo un calendario abbastanza più agevole, agevole la nostra porta di riprenderci. Abbiamo affrontato già tutte le più forti in pratica, abbiamo già dato il massimo. Oggi era difficile perché già anche l'Atletico è una squadra che sta puntando in alto. Noi vorremmo fare un campionato, un buon centro classifica, giocato bene. Ecco, Oristano Calcio, che è stato in questi anni sempre un punto di riferimento per i ragazzi, avete perso purtroppo la categoria giovanissimi, come siete riusciti a convincere i ragazzi a stare con voi, con gli allievi, e a prenderli magari senza avere l'ausilio dell'altra squadra? Gli allievi c'erano già la metà squadra, era la stessa squadra dell'anno scorso che sta affrontando il campionato. Quindi più o meno la stessa, la stessa squadra, si sono aggiunti dei 96. Quindi per lo più 95. Sì, giusto? Siamo per lo più nel 95. Dunque la squadra è la stessa intarigliatura dell'anno scorso. Non è cambiato nulla da un certo punto di vista. Ho capito. Ecco, invece delle squadre che avete trovato, qual è le piaciuta di più? Devo dire, la squadra che mi è piaciuta di più è stato il Porto Rotondo. Bello di gioco, l'ho vista una bella squadra, che pensa, soprattutto gioca bene la palla. Secondo lei qual è la favorita per la vittoria del campionato? Beh, è chiaro che sia l'Ulbia. Ha qualcosa in più delle altre? Che cosa in più? Soprattutto sono molto forti a livello fisico. Quindi potrebbe essere, insomma, anche questo l'anno di un'altra squadra gallurese. Secondo me andrà in crescita durante il campionato. E invece, se dovesse fare il nome di qualche giocatore che l'ha impressionata in questa prima parte di stagione? Cioè, sono diversi, però nomi non le va di fare. Non le va di fare. Certo che questo catte è difficile da tenere, no? È fisicamente molto forte. Noi a voi abbiamo una difesa, insomma, non è il massimo dell'espressione della fisicità. Però se stanno concentrati, sono sicuro che riescono a supplire questa mancanza, il fisico, con l'attenzione. Certo, certo. Benissimo, noi ringraziamo Mister Gambella. Mister, ovviamente la speranza è di potervi riprendere al più presto, insomma, di tornare a vincere già dalla prossima domenica. E comunque complimenti per il buon campionato che avete disputato, dimostrando di non essere inferiore a nessuna delle grandi squadre. Grazie. Grazie, Mister.